Nella giornata di sabato 8 dicembre è stato inaugurato a San Francesco al Campo il presepe con Galciucchè. Un presepio storico con 30 anni di storia alle sue spalle grazie all'infaticabile lavoro dei volontari del gruppo Avis. Qui con me ho Roberto Ballesio, presidente dell'Avis, nonché cofondatore di questo bellissimo presepio. Roberto, com'è nata l'idea di fare questo presepio qui a San Francesco? Allora, il presepe ha avuto appunto l'inizio 30 anni fa. L'idea è stata questa: un gruppo di giovani donatori di allora, che oggi non sono più giovanissimi, hanno pensato di appunto nel periodo natalizio di allestire un presepe. All'epoca il presidente dell'epoca, che in quel caso era mio papà, ha accettato l'idea, e la location per questo presepe era evidentemente la sede, e la sede in quel periodo era all'interno del campanile. Allora in quel periodo bisognava smontare tutta la sede, allestire il presepe e rimontarlo. Siccome appunto la location era quella, si è pensato di fare un concorso per le scuole e chiedere quale poteva essere il nome del presepe. Siccome il campanile in piemontese si dice Ciucchè, è nato così 30 anni fa il presepe Antel Ciucchè, cioè il presepe nel campanile. Dopodiché, 4-5 anni, quello è stato il posto in cui si faceva ogni anno il presepe. All'inizio pochi visitatori, poi sono aumentati. A un certo punto la sede non era più idonea né per il presepe, ma né tantomeno per le donazioni di sangue. E il presepe quindi è iniziato a diventare itinerante. Ogni anno si faceva in una sede nuova del comune, in una sede di un ristorante, insomma, i locali che ci venivano concessi. Così il presepe non poteva più essere il presepe Antel Ciucchè, doveva cambiare nome. Per non cambiare eccessivamente nome, o comunque per tenere un filo conduttore con l'inizio, è nato questo bellissimo campanile, e il presepe è iniziato a diventare il presepe con il Ciucchè, cioè non più il presepe nel campanile, ma il presepe con il campanile. Itinerante fino a circa 22-23 anni fa, quando siamo riusciti ad avere questo locale. Il cappellano della Borgata Madonna, Don Giuseppe Bonetto, ci ha dato la possibilità di farlo qui in questa stalla, e quindi da 22 anni il presepe è qua dentro. Però proprio perché lo spirito era quello, perché è nato per essere smontato e rimontato, ogni anno comunque continua a essere smontato. Anche se la location rimane, però tutti gli anni i volontari lo smontano e lo rimontano. Com'è cambiato nel corso di questi 30 anni il presepe qui a San Francesco? Beh, direi che è cambiato tantissimo. Se pensiamo che in pratica le prime edizioni, fin tanto che era così nella torre campanaria, era praticamente fisso, era un bellissimo allestimento con lo stesso stile attuale, era ambientato nelle nostre montagne, insomma, in questo nostro paese, però era fermo. Oggi ci sono circa 45-50 meccanismi. Notare che quasi tutti i meccanismi sono singoli, che quasi tutte le statuine che si muovono lavorano da sole, ma che soprattutto sono fatte solo ed esclusivamente dai volontari, e quindi dalla struttura al movimento al rivestimento con gli abiti. Quindi è completamente un altro presepio. All'interno di questo presepio possiamo dire che c'è un presepio dentro il presepio. Nella parte attigua dietro di noi c'è un presepio di che tipo? Allora, lì c'è un presepe ambientato nella Palestina. È nato in realtà quando abbiamo iniziato a fare l'allestimento qua in questa stalla. Abbiamo pensato di fare anche questa ambientazione proprio perché secondo la scrittura Gesù è nato in Palestina, quindi questo nostro allestimento è più un presepe classico per noi, ma il vero presepe in Palestina, e quindi abbiamo fatto anche questo presepe anche grazie al fatto che un signore ci ha donato una collezione intera di statuine, e così ci ha permesso di fare anche questa cosa qua.
Tu, come tutti gli anni, leghi il presepio qui di San Francesco ad un concorso di presepi? Sì, siccome poi il presepe è una cosa comunque fatta da noi, evidentemente fatta dall'associazione, ricordo, dall'Avis, però è evidentemente visitabile, ma è poco, non si può interagire più di tanto, da qualche anno abbiamo pensato di coinvolgere, no? Possibilmente non solo i donatori, ma tutti i cittadini di San Francesco che hanno piacere di farlo, con un concorso che in realtà è un concorso semplicissimo. Loro si permettono, cioè fanno il presepe nelle proprie abitazioni esattamente come lo farebbero, poi partecipano a questo concorso. Noi, pochi giorni prima dell'Epifania, visitiamo con una giuria di persone esperte, visitiamo tutti questi allestimenti nelle proprie abitazioni e poi si vince, cioè si vince evidentemente poco, ma l'importante è vincere, e proprio perché ci sono i bambini e gli adulti che lo fanno, per far sì che ciascuno possa farlo a modo suo, abbiamo tre categorie: quello dei bambini, quello degli adulti o comunque tradizionale, e poi quello che fa il presepe più originale. E il vincitore dell'anno è uno dei giudici dell'anno successivo, e così ha la possibilità di vedere anche gli allestimenti degli altri. Cosa vuol dire per voi essere qui e fare questo presepe da tanti anni? Passione e piacere di farlo per le persone che vengono a visitarci, che comunque lo apprezzano da tanti anni. C'è gente che viene a vederla, si accorge dei cambiamenti che noi facciamo. Poi c'è anche una grande passione, perché è una cosa che piace, una cosa che ci aiuta anche a forse stare assieme, che per tanti motivi, però più che altro la passione. E poi nel presepe ci sono comunque dei personaggi che sono specifici proprio della storia del presepe, tipo il dormiente, la signora Gilindo, che comunque è il pastore che dicono sia arrivato per primo dal Piemonte e che sia arrivato in Palestina per la nascita di Gesù, il pescatore che comunque rappresenta la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la signora con l'abito che comunque dovrebbe vestire Gesù. Ci sono delle cose specifiche, il pane per esempio fatto dai fornai, comunque delle figure importanti e delle persone che vengono, che comunque conoscono molto bene il presepe per sé e ti spiegano anche delle determinate cose. Così negli anni noi abbiamo imparato anche a modificarci e a conoscerlo meglio, oltre alla passione che poteva essere prima, che comunque era una passione limitata. Adesso è più a portata di tutta la gente che viene a visitarci, perché c'è un passaparola di anno in anno, perché la gente lo conosce, dice ma questa volta vado a vederlo, magari per la prima volta o magari da tante volte, comunque è rappresentativo. Roberto, come tutti gli anni voi raccogliete delle offerte durante l'apertura di questo presepio, a chi andranno destinate? Allora sì, come tutti gli anni evidentemente per fortuna i visitatori sono generosi, quindi sì, come sempre andranno al mantenimento di un ragazzino a distanza, di un bambino adottato a distanza. Evidentemente sono passati 30 anni, quindi il ragazzino non è quello di 30 anni fa, perché si sarà già anche sposato, ma ogni qualvolta che i ragazzini crescono ci danno la possibilità di averne un altro, e quindi noi da sempre facciamo questo. E poi anche quando riusciamo aiutiamo anche ad esempio gli asili di San Francesco, e comunque le offerte che arrivano, tolto le spese, vanno tutte in beneficenza. Noi siamo un'associazione che fa della beneficenza, siamo un onlus, e quindi non abbiamo mai trattenuto i soldi, li diamo effettivamente a chi ne ha più bisogno. In chiusura ricordiamo gli orari di apertura di questo presepio. Allora, gli orari del prevestivi sono 15-19, festivi qualsiasi. Natale, Santo Stefano, le domeniche normali sono 9, 12 e 30, 15, 19. Roberto, in chiusura
presentiamo tutti i tuoi collaboratori, i tuoi compagni di viaggio. Assolutamente sì. Allora, sono evidentemente qui con me stasera. Sono Lidia, che è la curatrice dell'allestimento visivo, quello che è l'allestimento proprio, quello che colpisce di più è opera sua. C'è Tonino, che è il factotum, è quello che fa praticamente tutto. C'è Franco, c'è Bianca, c'è Aldo, c'è Gioele, c'è Sergio. E basta, sono finiti. E vabbè, ci sono io, che mi occupo solo ed esclusivamente della parte elettrica. E dopodiché vorrei ricordare però che tutte queste persone che sono qui, che fanno questa cosa per passione, è una passione evidentemente vera, perché se no non potresti perdere tutte le serate degli ultimi 3 mesi passate qua dentro per poter fare questo allestimento. Una passione vera per il presepe, ma una passione vera anche per quello che è la nostra associazione. Io vorrei ricordare che noi siamo qui stasera per presentare un presepe, ma in realtà facciamo tutt'altro durante l'anno. Noi, ricordo, siamo un'associazione di volontariato del sangue, del dono del sangue, e quindi vorrei che questo allestimento e questo passaggio, questo appunto, queste visite di queste persone fossero anche a ricordare che in effetti c'è comunque sempre molto bisogno di donare, molto sempre necessità di fare donazioni, e quindi noi facciamo del nostro meglio durante l'anno per aumentare il numero delle donazioni dei donatori, e facciamo anche questa cosa qui, ripeto, con tanta passione, ma per ricordare a tutti che donare è comunque una cosa bellissima.